Laurentiis, presidente e uomo di spettacolo. Turbomen c'è, ma non si vede. Castelvolturno è blindata, anche le telecamere devono avere gli occhi spenti. Il bello è tutto ancora da vedere. La presentazione, l'abbraccio della gente, la prima con la maglia azzurra, la numero 16, avrebbe voluto la 7, quella che è di Cavani e che è stata di Lavezzi. Però si accontenta di sommare le cifre, un giorno, chissà. Intanto Vargas passa, sfugge camuffato alla passione di chi l'aspetta, ha fretta, corre l'auto, lui, dicono, anche di più, lo scopriremo. Di Mazzara il benvenuto nello spogliatoio, una stretta di mano, quattro chiacchiere per conoscersi un'idea. Vieni anche tu a Palermo? Il campionato è subito una trasferta molto impegnativa. A Palermo, per quello che ha fatto il Palermo... Farlo inserire gradualmente, senza pressioni, senza mettergli troppo pressione addosso, se ha qualità come noi pensiamo, deve esprimerle nel modo giusto, quando lui è pronto per poter dare qualcosa alla squadra e per poter essere apprezzato dal nostro pubblico. Non vogliamo bruciare un talento, un giovane che deve comunque essere, ripeto, un investimento importante per il futuro del Napoli. Come tutti i talenti, quando cambiano nazionalità, un calcio diverso e tutto, dovrà adattarsi al nostro campionato e, ripeto, a noi ci interessa in questo momento più per il futuro che per l'immediato. Lui dovrà, e noi lo speriamo già da quest'anno, darci qualcosina in più quando sarà chiamato in causa, ma deve crescere con calma, senza mettergli troppe pressioni, perché poi l'età è dalla parte sua, quindi non c'è fretta per il suo inserimento. Tifosi, questo è di Sonne Cavani, un Palermo che non perde in gara da 40 anni contro Napoli, che vuole sfatare questa tradizione, e dunque le ultime 6 sconfitte di Napoli a Palermo sono consecutive e le ultime 4 per 2-1. C'è grande entusiasmo comunque intorno alla squadra e poi c'è la convocazione anche del nuovo acquisto Edu Vargas. Chissà se Mazzarri lo farà giocare negli ultimi minuti, insomma non vuole bruciarlo, questo è quello che ha detto l'allenatore, giustamente. Grande entusiasmo dunque per questa partita, Walter Mazzarri già concentrato, e dunque domani vivremo sicuramente un grande spettacolo. Il capitano, poi Bigon, che è interessato anche in chiave mercato, non solo in entrata ma magari anche in uscita. Vedete? Sì, certo, domani o oggi, insomma. Esordio schiera l'argentino Vasquez dal primo minuto, Mazzarri si affida al trio Hamsik, Pandev, Cavani. Edson Cavani a Palermo è stato protagonista per 3 anni e mezzo prima del trasferimento al Napoli. Grande protagonista nella Coppa Sudamericana, grande talento, quello che ci si chiede è quale sarà il suo impatto nel calcio italiano. Destra d'esterno lo serve, qui Gargano si allunga un po' la palla, poi è bravo, la mette dietro e il capolavoro lo fa Pandev, che non cerca di calciare col destro perché è chiuso dal difensore, stoppa la palla, si ruota e Di Bogno qui ha cercato di andare. Bravissimo Hamsik a farsi trovare tra le linee, serve Cavani che sfrutta la sovrapposizione di Dossena, porta la palla dentro e poi trova un tiro che non si non può nulla, calciato forte a giro sul secondo palo. Tanti, guarda, è incredibile questa palla, però l'inserimento di Hamsik, sanno sempre che arriva un compagno a rimorchio, poi evita il portiere con calma, una posizione incredibile. Questo è un altro grande gol, l'inserimento. Adesso guarda, un gol fantastico, De Santis non può nulla, riesce a girarla sul secondo palo, bellissimo. Forza Fava, grande protagonista nella Coppa Sudamericana, grande talento, quello che ci si chiede è quale sarà il suo impatto nel calcio italiano.